Grazie, 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 mamma mia. Sulle note di Crazy, secondo te perché abbiamo scelto questa canzone? Ah, non lo so, me lo devi dire te, non ho... Come mai? Lo scoprirai durante questa chiacchierata. Perché più di una volta nella tua carriera hai sperimentato questo ruolo, no? Di esperto della mente. Beh, un tema, cioè un mondo che, se vogliamo, vuol dire, è alla base anche del mio mestiere di attore, no? L'attore di che cosa si occupa? Di emotività, di sentimenti, di disagi, di conflitti, di armonie, di sogni e così via. Quindi la materia emotiva, la materia psichica è il martello fondamentale per uno che fa l'attore in qualche modo. Quindi sì, ho frequentato dai tempi del grande Cocomero di Francesca Archibugi fino ad arrivare a quelle bellissime tre stagioni di In Treatment. Insomma, è un mondo interessante. Che ti affascina. Davvero interessante. Sì. E studiare la mente degli altri ha permesso di conoscere meglio anche la tua? Sì, io dico sempre che recitare è anche un modo di dire la tua opinione sulle cose. Per cui poi sei molto comodo perché tu entri dentro come un grande cavallo di Troia, no? L'attore si nasconde dentro la pancia di un personaggio e attraverso le parole, i pensieri, i comportamenti di quel personaggio in qualche modo ci mette del suo e impara in qualche modo. Dico sempre, per scherzo ma neanche tanto, che da 35-40 anni, non me lo ricordo più, faccio questo mestiere, tutti i soldi risparmiati dai psicanalisti. Mi sono autopsicanalizzato. E noi oggi vorremmo fare la stessa cosa, anche se in uno studio televisivo un po' naif. Abbiamo preparato proprio una radiografia del tuo cervello. Ah, lo del sapevi? Mio? È proprio il tuo, guarda. Oh, sì, è vero, lo riconosco, è il suo. Lo puoi ammirare in tutta la sua... Da certi colori poi capisco. Chissà quali, ma ci arriviamo lentamente. Ci arriviamo lentamente. Per ogni parte del nostro cervello naturalmente poi corrispondono delle funzioni e anche delle emozioni, delle reazioni fisiche ed emotive. Quindi io, non lo so, a naso dove andreste voi pubblico per cercare le prime risposte da Sergio Castellitto? Io andrei sul lobo frontale. Lobo frontale. Lobo frontale, che corrisponde, lo vediamo subito anche sul nostro LED, al ragionare e al parlare. Ragionare e parlare, quello che stiamo tentando di fare adesso. Sì. Il lobo frontale sta lavorando un spaventatissimo. Sei una persona più distinta o di parola, di riflessione? Ma è sempre legato al mio mestiere, insomma, è un mestiere che mi ha consentito in qualche modo di utilizzare tutte e due... i mondi, quelli dell'emotività, dell'istinto. Ma nella vita, sei più di istintivo o riflessivo? Beh, no, credo di essere abbastanza istintivo, questo come ogni tanto mi porta pure ogni tanto a sragionare, cioè magari a esagerare dal punto di vista non come dire, dei comportamenti, ma appunto di una introspezione che certe volte diventa quasi troppo faticosa, no? Poi sai... Da ragazzo sei più istintivo, poi gli anni ti portano a essere un pochino più sedato e quindi a cercare di guardare le cose, a ragionare, soprattutto perché magari devi ragionare più te di quanto faccia tuo figlio che c'ha il diritto di essere istintivo. L'ha detto lui. Ci sono personaggi, ma uno in particolare che abbiamo scelto di ricordare anche al nostro pubblico, che a proposito di parole... Ne ha usate tante, ma le ha sapute usare in modo molto efficace. Vediamo chi è. Io credo che tu diventerai un magnifico avvocato. Sta scherzando? No, 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 non sto scherzando. Non ci penso nemmeno a fare l'avvocato. Pensaci invece. Davvero, perché le istituzioni vanno incarnate, rese vive. Non sono una cosa separata da noi. Le istituzioni. Siamo noi. Uomini che, come si dice, uomini che, motori che non li fanno più, ecco, insomma, uomini straordinari. Aldo Moro. Sì. Aldo Moro. Sai cosa? Tu dai sempre una lezione di recitazione anche per chi ti guarda, no? Perché
tu credi veramente le cose che stai dicendo mentre le interpreti. Certo. Invece oggi c'è molta più facilità anche, no? Nel dire cose che non corrispondono a ciò in cui credi fermamente e realmente. Si chiama ipocrisia, banalmente. Un pochino sì. Sì. Va molto di moda. L'ipocrisia, devo dire, ha attraversato tante generazioni. Oggi c'è questo modo, come dire, un po' più spregiudicato di raccontarsi attraverso cose immaginate, in qualche modo, no? Tutto il lavoro, tutto il discorso dei social, dell'invisibilità o della visibilità, oggi non... Si dice molta verità, infatti si dice molta violenza sui social, no? Per cui come se la gente protetta da questo schermo, da questo anonimato, possa scaricare in maniera apparentemente sincera tutta l'ipocrisia che invece magari è costretta a utilizzare per poter vivere. La verità è un valore, non è un valore in assoluto. Nel senso che esistono tante verità, esistono tanti punti di vista e la discordia, in qualche modo, che secondo me noi oggi viviamo, spesso ci impedisce veramente di ascoltare. Noi siamo molto bravi a parlare, siamo molto meno bravi sul piano d'ascolto. Forse quella frase, siamo noi le istituzioni, dovremmo ricordarla più spesso. Lobo temporale, vediamo a cosa corrisponde. Per te è fondamentale lobo temporale, si vede. Sì, ricordi. Generare emozioni. E generare emozioni. A proposito di ricordi, vorrei che tu andassi a scavare nel tuo lobo temporale per parlarci di loro. Eccoli, Ettore Scola, Marcello Mastroianni, Alessandro Gassman. Vittorio Gassman. Vittorio Gassman, scusami. Che gaff, Alessandro. Un saluto, Alessandro, un ma lui era Vittorio. E beh, che ti devo dire, questi sono stati i miei maestri, quelli che mi hanno insegnato innanzitutto una cosa, non diventare mitomane. Che è un rischio che l'attore in qualche modo corre continuamente, no? Soprattutto quando comincia a acquisire coscienza del proprio successo e così via. Il primo film che io l'ho fatto con quel signore lì, con Marcello Mastroianni, e mi ricordo benissimo un episodio che è stato significativo. Non è soltanto un aneddoto, io dovevo girare forse il primo piano della mia vita e poi dovevo mettere davanti al suo primo piano, in un dettaglio, una collanina con una piastrina, sai, di quelle di identificazione dei soldati. Però mi tremava la mano. Mi tremava la mano perché mi trovavo per la prima volta davanti a Marcello Mastroianni. Mi tremava sta mano. E dopo un attimo, fuori campo, perché era un primo piano, sento la mano di Marcello che mi tiene il braccio. E io mi fermo. Ti ha aiutato. Che cos'era Marcello? Una star, certo, ma in quel momento era un compagno di lavoro, uno che non se la cantava più di tanto. E questa è la cosa straordinaria, così come la leggerezza di Ettore Scola, la meravigliosa fragilità di Vittorio Gassman, che invece, come si raccontava in questa sua, no, solidità, grandezza di primo attore, bellissimo, formidabile e così via, eppure dentro si agitava una persona... È come dire, un mare continuamente increspato, no? E a volte anche in burrasca. Era il suo fascino e il suo tormento. E anche il suo talento. Sì. Perché oggi a Vincent Van Gogh gli farebbero un TSO. Tra i grandi che invece ci ricordi al pubblico che ti segue con affetto da molti anni, c'è Edoardo. Rivediamoti nei suoi panni. Ah, gol. Attendo che ascolta. Non capisco che fai a fare questo presente. Una casa anguaiata. Renato casa non va. Almeno venisse buono. Non viene neanche bene. Come se fosse la prima volta che lo faccio, che presente. Noi, io sono stato il padre dei presepi, ricordatevelo. Venivano tutti quanti a chiedere consigli a me. Ecco. Ora viene lui e dice che non va bene.
A me non mi piace. Ti piace il presepe? Beh, quella è stata un'avventura bellissima. Sì, ma succederà ancora, speriamo. Succede ancora perché abbiamo fatto, sempre con la regia di Edoardo De Angelis, altri due film tratti da altre due opere straordinarie. Una è Non ti pago e una è Sabato, Domenica e Lunedì, e saranno programmati, non so se in inverno, insomma, abbastanza presto. La cosa bella è che io da ragazzo, giovane studente dell'Accademia, andavo al Teatro Eliseo con lo sconto studenti a vedere Natale in Casa Cupiello e vedevo quel signore lì, quel genio assoluto che recitava. E allora vedi quanto è bello sto mestiere, che privilegio ci ho avuto poi in età adulta di poter fare quel personaggio lì. Sono grandi soddisfazioni, sì, incontri tra destini, chissà. Sì. Rimarrei un attimo sul lobo temporale però, perché a proposito di destini e di incontri, generare emozioni per diversi decenni con la stessa persona, come si fa, Margaret Mazzantini? Guarda, quando io parlo di Margaret rischio sempre, come dire, l'emozione, come dire, forse retorica, non lo so, però è molto semplice, noi a Gala... Ci amiamo, che non ci impedisce di litigare, di discutere, di fare e così via. Litighiamo soprattutto per i figli, perché noi da soli staremmo tranquillissimi. Però insomma, sai, l'amore è anche l'amore è un mestiere che non puoi fare part time. L'amore devi stare lì al chiodo, devi accettare conflitti, devi accettare disapprovazioni, devi accettare tante cose e consegnare e chiedere, insomma tante cose. Noi abbiamo avuto la fortuna di avere due individualità che si sono, come dire, risolte nel proprio, grazie al proprio talento e così via, in maniera molto di individuale. Però siamo riusciti abbiamo anche due caratteri molto diversi, ma abbiamo un punto di vista in comune. E questo è quello che ci ha consentito di in qualche modo. Credo. Torniamo al tuo grande cervello, perché adesso arriva un momento burrascoso. Quando parliamo di tronco encefalico, per esempio. Che succede lì? Ci surriscaldiamo, ha a che fare col battito cardiaco, ha a che fare con la respirazione, e ci sono dei momenti in cui tu proprio hai sragionato, ti si è infiammato il tronco encefalico. Vediamo quando. Io vorrei sapere lei la sua opinione, importante. Non lo so se gestinano, io non so cosa ne pensa lei, io andrei avanti. No, qui entriamo nel merito, permette, che non vorrei neanche che lei, dottor Costanzo, se prestasse pure lei a questo gioco, diciamo. Non vorrei che in qualche misura in questo paese ci fosse spazio soltanto a chi appartiene a certe conventicole, anche in televisione questo discorso che mi ha fatto, perché sembra che soltanto si appartiene alla parrocchia, all'altra parrocchia. Mamma mia, ma che stai parlando come scrittore, ma come cittadino? Oddio, si sente male. E questa è una cosa che andava a dire. Ma le ha dette o non le ha dette? Le ha dette le cose o no? Goroni. Che bel film, sì. Caterina va in città. Caterina va in città, Paolo Virgì. È veramente un film molto intelligente, molto divertente e mamma mia quanto è attuale, no? Mm. Per conflittualità, contrapposizioni. Tematiche e così via. Anche in questo senso è un mestiere comodo il mio, perché potermi arrabbiare in quel modo mi consente un tale scarico di energia che poi invece dopo la pausa la fai tranquillo, sereno, sorridente, divertente. Insomma, quando dicevo prima, uno si nasconde dentro le arrabbiature del personaggio e quant'altro. Insomma, no. Ti va bene? Sì, no, mi va bene. Cioè, io mi rimproverano a casa non di arrabbiarmi, ma di essere ogni tanto un po' troppo émerdeur, come dicono i francesi, un po' rompiballe. È vero? Cioè sì, ti ritrovi? È assolutamente vero. Lobo occipitale. È importante il lobo occipitale per te e per chi fa il tuo mestiere in modo particolare, corrisponde alla visione. La visione.
la visione per interpretare, per leggere la realtà, per essere un regista, perché si deve saper scrivere degli altri parlando di se stessi, la visione. A proposito del tuo ultimo film, il materiale emotivo, sì, che potete andare a vedere nelle sale, andate al cinema, tornate al cinema. Al cinema. Andate al cinema. È vero, come hai dichiarato, che sarà il tuo ultimo film? Come regista? Sì, sì, penso di sì. Perché? Sì, insomma, un mestiere molto faticoso. Nelly King c'è un segno, si chiama La ritirata, che non è un gesto di sempre di codardia o di resa. È un gesto che a un certo punto nella vita si fa. Il mestiere di regista è un mestiere di... è una solitudine in mezzo a una moltitudine che ti fa sentire ancora più solo, insomma, per cui faccio così bene il mio mestiere d'attore, poi c'ho quel figlio che lo fa così bene, regista. Hai passato il testimone. Passo il testimone, speriamo che lo prenda il testimone, nel senso che mi chiami, ma credo che non sia quello il suo progetto. E adesso veniamo alla parte più scomoda per me. Ahia. Andiamo ad accendere le uniche aree che rimangono di questo grande cervello. E non per niente sono colorate di rosso o di giallo. Chissà perché. Perché? No, scusa, di giallo e di rosso. Sì, siamo romanisti. Sì, siamo romanisti, poi insomma... Sì, vabbè, ma insomma... No, nessuno è perfetto, non si preoccupi. La scienza ha fatto miracoli, quindi può anche, come dire, sperare di... tant'è che quando la Roma perde la domenica sera, a casa mia scende una lieve brezza di tristezza, di depressione, che cerchiamo di risollevarci. Che si deposita. E si deposita, però insomma, quella è una bella malattia, insomma. Però che soddisfazione vedere tuo figlio fare niente meno che... Infatti io andavo in giro a dire, io sono il padre di Totti, insomma.